E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono tornato qui con la reazione ai video dei miei iscritti. E ragazzi, spolliciata più non posso per altri video di questo genere. Era da un po' che non facevo questa serie dove mi andrò a vedere tutti i vostri video, perché i protagonisti qua sarete voi. In particolare questa serie la facevo l'anno scorso sia per farci due risate tutti insieme, ma anche per magari aiutare qualche canale emergente che se lo merita. Quindi spolliciata più non posso, se volete che continui questa serie arriviamo almeno a 40.000 mi piace. Ma adesso sono pronto per vedere il vostro canale, per scoprire che video fate. Ma prima, in realtà, voglio reagire a due video che mi sono stati segnalati in massa. Probabilmente l'avete già letto dal titolo, ovvero uno è il vostro caro Dexter chiama, che è praticamente un video che hanno fatto pure mi nonna chiama, mi zia, l'hanno fatto tutti. La reazione a questo video l'hanno fatte tutte, pure Bombo. Quindi anch'io sono qua a fare la reazione al vostro caro Dexter chiama. E anche un altro video chiamato se il vostro caro Dexter fosse una donna. Faigia ci ha fatto anche un video a parte su questa cosa. Eccolo là, e sono veramente curioso di vedere la mia trasformazione. Questi sono i due video che mi avete segnalato veramente in tanti. Poi ci andremo a vedere anche altri, ma adesso cominciamo con il vostro caro Dexter chiama. Bando le ciance e ho paura. Sempre paura quando fate sti video. Messi! Messi! Quando l'avevo trovato? Poi ho trovato Messi Toti. Non si può dire. Non si può dire. Ah, salutiamo Mr. Prank. Attenzione. Pronto? Pronto? È la mia voce. E dico anche pronto. Tra l'altro questa qui è una cosa che facevo io già con Bimbo Minchia Adventure e con Fedez chiama e vabbè. È una cosa che mi ha sempre affascinato, quindi dai, sono curiosissimo. Sì? Ciao amore. No, così. Hai visto l'annuncio? Ciao. Hai visto l'annuncio? Come stai? Dove? Bene. E tu? Anch'io bene amore, pensavo a te. Ma va? Ci conosciamo? Cantami una canzone. Ma cosa? Canzone? Che canzone? Cantami una canzone. No dai, poteva cantarmela però, cioè. Non ho tempo, adesso sono al lavoro. Ma che rimorchiamo? Cosa fai di trasgressore? quello che capita. Sei un po' una sgualdrina, cambi ragazzi come vestiti, insomma. Certo, mi piace essere così. Vabbè, Mr. Frank, che cazzo hai chiamato? Visto che tanto passa sempre tutto quanto all'aria, quindi non c'è problema. Mi diverto, guarda. Wow, dammelo subito, dammelo subito. No! Ma puoi scherzare davvero? Meno male, è uno scherzo. Cantami una canzone. Sì, meno male, vai. Non posso, c'è della gente, sono a lavorare, oh, no. Che cavolo. Sei un po' una sgualdrina. Ancora? No, non sono una sgualdrina, sono una bagascia. Ma cosa? Sei un po' una sgualdrina. No, non sono una sgualdrina, sono una bagascia. Ma che cazzo non l'hai chiamato? È un uomo, è un uomo. Ormai rimorchio tutti, 360 gradi. No dai, non ti preoccupare, è normale. Mo ci facciamo un bel video insieme, una bella collaborazione e tutto. Bel video, eh. Ma sai già più o meno cosa fare? Non me lo dire. Libero stasera. No! Ok. Hai posto? Vattene, ciao, vaffanculo. Oh. Ciao. Abbiamo risolto un bel vaffanculo. Che non si può dire perché siamo in fase restrittiva. Infatti YouTube ha cambiato, non si possono dire le parolacce. E in automatico ogni volta che dico una parolaccia tipo vaffa appaiono i Teletubbies. Quindi non so che veramente che cazzo e perché appaiono sti cazzo di Teletubbies. Quindi vai. Pronto. 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 Sì, cue. Chi è? Sono Dexter. Cue Dexter. Tu non mi conosci. Hai fumato qualcosa, è andata male? Hai bisogno di una ventata di freschezza mentale perché stamattina non connetti. Io connetto, tu così. So Dexter, mi hai chiamato te, ma avete chiamato voi. A sto punto mi domando anche perché l'abbiate fatto. Infatti. Ma che cazzo sei? So Dexter. Cioè, ma mi prendi in giro? Tu mi prendi in giro? Ma con chi sto parlando io? So Dexter. T'ho detto. Che cazzo. Che recto. Anch'io bene amore, pensavo a te. Aia. Mangi i rupisti, buoni o non ci ma spiattonato un po'. Cadetto! Ah? Cantami una canzone. Dai questa canzone. La canzone do cazzo, capisci? sì. Intanto ci sono le orge a casa. Pronto? Sua. Pronto? Sì, chi è? No vabbè, sono contento che ti sia piaciuto perché ci tenevo particolarmente. Le scatole le vado a rompere a qualcun altro. Che altrimenti finezza. Io chiamo i carabinieri e facciamo un annuncio sul numero, le sta bene? Hai fumato qualcosa, è andata male? Sì, va bene, io ho fumato. Non si fa. Quando? Un'altra chiamata. Oh, una donna, finalmente. Sì. Uè, bella Alessà.
Chi pange? Quale Alessandro? Spiegate. No, Alessandra! E chi è lei che parla? Sono il posto caro Dexter. Sono io. Un attimo che chiedo. Aspetta, un attimo. Chieda, prego. Cioè, se non conosce. Vabbè, passami chi te pare. Infatti, passamelo. Dai. Pietro? Pietro? Il vostro caro Pietro? Al telefono. Vabbè, sentiamo sto Pietro, vai. Un tuo ammiratore. Ma cosa un tuo ammiratore? Dexter ammiratore di Pietro? Non scrivetelo nei commenti. Primo hashtag. Metto cuori a random. Un attimo che glielo passo. Ho capito, passami sto Pietro. Ok. Pronto? Pronto. Mi dica. Come stai? Sì, mi dica che cosa vuoi. Io non ho capito che cosa c'è. Manco io. Cantami una canzone. Dai, questa canzone. Ah sì, ho capito, dai. Questo è il solito barzellette, dai. Che io non ho tempo da perdere, che sto lavorando, dai. Giustamente. Vattene, ciao, questa è volgarità e sono partiti i Teletubbies. Carino, abbastanza divertente, mi ha ricordato molto gli scherzi appunto che facevo in Bimbo Minchia Adventure. Bravo Mr. Prank. Ah, ovviamente trovate tutti i canali in descrizione. Ma adesso passiamo al nocciolo della questione, ovvero trasformazione da uomo a donna. Questa cosa la fece anche Wilbush tanto tempo fa. Questo video scopre... non ha nulla di offensivo. Ma che è? Ma quale offensivo? Ok, questo sono io, mi stai staccando la testa, ho perso la testa per te. Ciao. Sesto appuntamento sui cambiamenti di genere degli youtuber italiani. Bene, eccoci. 2 milioni di iscritti per questo canale. Sì. Che conosco poco. Aia. Quindi ho cercato qualche informazione al riguardo. Ho fatto far parte di questa piattaforma già nel 2006. È vero. Con un canale chiamato Bananone. Wow, dove è vero. Dove caricava video piuttosto... bizzarri. Sì. Bizzarri a dir poco. Nel febbraio 2012 apre Il vostro caro Dexter. È vero. Nome ispirato al romanzo Il nostro caro Dexter. Oh, vedi, tante informazioni. Brava. Tante informazioni utili. Fa parte di un gruppo noto come Illuminati Crew, insieme a Murri, Jumpy Tech, sì. Inub Channel, sì. Camper, no. Brazo Crew. No, c'è un errore. Show, c'è un errore. Stormy. C'è un errore. Camper sei uscito da YouTube. Io questo non lo sapevo. Con loro ha pubblicato recentemente un libro e ha creato una linea di prodotti. Esatto. È anche l'autore di Tutta colpa del denaro. Si fa conoscere per i gameplay di FIFA e Call of Duty, ma propone anche altri format. Brava. A volte appare insieme alla fidanzata Violetta. Sì. Anche lei youtuber. Però sappiamo tutti che il suo cuore batte per Snitex. Cazzo, mi hai tanato, purtroppo è risaputo. Anche se lo odio, in realtà è quel rapporto di amore e odio. Chissà, forse se vedesse quanto lui è bello in versione femminile, troverebbe il modo di farsi perdonare. Scusami, Dexter, femmina, aspetta un secondo. Snitex, spoilerò il tuo video, non me ne frega niente, ma vediamo come sei. Wow. Il mio cuore. Amore mio. No, Snitex, ti odio lo stesso. Vai avanti, andiamo ora avanti. Ora vediamo quali sorprese ci riserva il suo profilo Instagram. Questo è uno sputtanamento, però. Anche Luca sembra curioso di sapere come sarebbe in versione donna. Ottimo, sono qui per questo. Bene, grazie. Ti ringrazio, la ringrazio. Ricordo che questo video non vuole essere offensivo o denigratorio. Ma quale? Mi sono fatto sacco di risate. È semplicemente un modo per divertire e per esercitarmi. Infatti, ma sei bravissima, tra l'altro, mi sono fatto pure un sacco di risate. Questo makeover ha richiesto poco più di 3 ore. Minchia. Oltre alla ricerca dell'immagine iniziale. Vediamo che topolona sarei. Ma già sono cambiata così. Ah, no, eccola! Madonna! Anche questa è topolona, ma non sono io. Dai, che ci siamo. Che gnocca. Oh, e la Madonna. Guarda pure le tette. Cioè, questa è arte. Cioè, complimenti a te, Vane, il 22 April. Veramente complimenti. Ragazzi, like, canale in descrizione. Brava, bravissima. Bello, figo. Figo, ma mai figa quanto me. Cioè, se permettete, la vostra cara Dexter. Cioè, io vado a cambiare sesso, sai quante visuali in più con quelle tette, con quella faccia, con quel sorrisino. Ragazzi, 100.000 like, 200.000 like e mi faccio tagliare il pisello. E mi adeguo un po', insomma, a tutti gli youtuber che si fanno del male, perché ora va di moda questa cosa di farsi del male, quindi lo faccio per voi. 200.000 like, mi taglio il pisello, va bene? Ma adesso... Ah, fantastico, se Dexter e Violetta avessero una figlia, mia figlia sarebbe così.
Vabbè, un po' mi assomiglia, dai. Ma adesso apriamo il mio ultimo video e prendiamo un canale a caso. Questo Mattia Antonietti che ci dice primo! È proprio contento di dire primo. E ha fatto un video a 50 iscritti, video epici di Minecraft. Ah, questo è il tuo video. Ce la facciamo? No. Prossimo canale. Bene, questo è un nome che mi piace molto. No, oddio, non fraintendete, ma è un nome di un canale importante. Infatti, ci sono anche due video importanti come Lassa Stas Lugan. Vediamolo. Ehi, lascia stare qua. Lascia stare qua, mi. Visto figlio di droga. Buona sveglia, la cinquina. Non ci può andare un ricco. Camminati. Ma che cazzo tu guarda, andare tu qua. Cammina. Bene, un nome e una garanzia. Proprio un video del cazzo. Ho detto alla prof che il Giappone è uno stato. Mi ha messo 4, ovviamente. E attenzione, Regina di Cuori ha un canale YouTube. L'intro. Un volume altissimo. Un Comic Sun. Non vedo l'ora che escano i tuoi video, sicuramente saranno di una delicatezza bellissima. Ganja Boy, secondo me, ha un canale. Uno che si chiama Ganja Boy ha un canale per forza, infatti l'abbiamo scoperto. Ovviamente tratta di Clash Royale, come sono gli youtuber femmina. Ovviamente se siete dei youtuber emergenti, cosa dovete fare? Copiare il vostro youtuber preferito, no? No, si scherza, però fate bene a prendere spunto dai vostri youtuber preferiti e farci un vostro contenuto. Vediamo come saranno youtuber femmina. Fabio J, però altri così. E Joker, ragazzi. Joker, dai, Joker, voglio vedere Jokerina. Fammi vedere Jokerina. Dexter femmina, ragazzi, dai. Questo qui. Vediamo, vediamo. Voglio che questo video arrivi anche a loro. Vai, è arrivato, è arrivato. Quanto sono bella. Perché sono bloccata la telecamera? Perché sono troppo bella. Guardate che bello. Sì, oh bella. Oh mio Dio, è uguale a Violetta. Come uguale a Violetta? Ma che cazzo stai di? Sono molto più bella. È uguale a Violetta. Adesso proviamo Ciccio Gamer, ragazzi. Vai, Ciccia Gamer. Vai, Ciccio Gamer femmina. Vai. L'ho già visto io, eh. Lo so, l'hai visto nel mio video. Grazie, che cazzo. What the fuck? È bello, è bella, è bella Ciccia. Ciccio Gamer vecchio, vediamolo. Che figo, ragazzi, sembra... Chi sembra? Il coso lì, il cinese... Il Cina. What the fuck? Il cinese what the fuck? Si è bloccata la telecamera perché... Non è vero, io ti sto vedendo, Ganja Boy. Dai, cazzo. Adesso proviamo Mike Shosha. Mike Shosha, dai. Mike Shosha femmina. Michela Shosha. Votiamolo. Quanto è figa. Sembra una... Emma Watson. Chi? Porco bue, guardatela. Porco bue. Guardatela. Guardatela. E per ultimo, almeno importante, Joker la più femmina. Bella di tutti, vai! Sarà qualcosa di epico. Di epico, dai cazzo, assurdo! Effettivamente. Joker femmina fa troppo smattare, ragazzi, vediamo vecchio. Giocherina è bellissima, dai, non mi insultare Giocherina. È uguale a Ciccio, praticamente. Sono fratelli. Che sbatto, che sbatto, che sbatto, regà, che sbatto! Quanto sono bello io. Ma comunque, dai, oh, vediamo Ganja. Dai, Ganja. Oh, io voglio sto canale di Ganja. C'ha 190 vediamo. Iscritti. Almeno 200 iscritti deve arrivare. Ganja, eh. Ganja Boy. Eccomi qua. Vai. Sono bellissima. Oh, sembra Ace Grace. Ma non è che è tuo cugino? Ace Grace. Ace Grace, per chi non sapesse, è una streamer tettona. Guarda che pubblicità, poi me la devi dare dopo che ti faccio sta pubblicità. Che gioca a LOL. Che cos'era questa campanella? Violetta e mi taglia la testa? Perché ho detto una cazzata? Sì. Infatti sta arrivando, quindi purtroppo devo... Vabbè, comunque è questa Ace Grace e abbiamo un problema. Perché sei Ace Grace? Ganja, cosa ci nascondi? Regà, non è neanche voluta sta cosa, ma bravo Ganja. A me mi sta simpaticissimo Ganja, voglio vedere un altro video, perché veramente mi sta simpatico. I speciali sono sempre belli, quindi speciale 50... Ah no, non è speciale 50 iscritti, è speciale 50. 50 cosa? Banane. 50 cioccolatini. 50. Vai! Aspetta, ma c'è l'intro di Pokémon, ma si chiama Ganja Boy. Quanto amo fare questa serie. Dai, dai, Ganja, dai, Ganja, dai, 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 Pokémon, vai, Pokémon. Vai, fammi vedere sto speciale. Bentornati a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma non ci sei, infatti. Io sono il vostro Pokémon e oggi siamo in... Sei il vostro Pokémon. In Allure, cioè un gioco in cui hai finito, puoi andartene, grazie. Ma chi sta... Brava. Che palle. Ma sì. Io sto ridendo perché... Perché questa è una perla. Sei il numero uno. Ragazzi. Questa cosa può essere fraintesa. Lo schermo nero mette una censura e una musica sexy. Cioè si tira anche sulla zip. Hai finito?
puoi andartene, grazie. Brava. Che palle. Che si tira sulla zip. Cioè, beato te che c'è, insomma, le fidanzate che fanno i servizi che poi finiscono e se ne vanno. Meglio cioè, altro che Tony F, cioè abbiamo Ganja Boy. Io direi che posso finire qua. Ganja, sei un grande. Io voglio questo canale almeno a 200 iscritti. Ganja Boy ci deve arrivare. Basta, io non andrei più avanti. Abbiamo raggiunto livelli di epicità assurdi. Mi piace. Per forza, per forza. Non spammate qua sotto nei commenti, questa serie non è nata per spammare, è nata per aiutare canali emergenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato una risata. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente.